Buon martedì, ben ritrovati con Proteramo, 45 minuti per parlare dei colori biancorossi e questa penultima puntata, perché poi la settimana prossima di fatto chiuderemo i battenti insieme al campionato che andrà agli archivi con il Teramo sconfitto dalla SPAL domenica pomeriggio. Cade anche l'imbattibilità interna, che forse era una delle cose positive che c'era stata quest'anno. Vince la squadra di Ferrara, che aveva già vinto il campionato, festeggia al Bonolis. Adesso manca solo la trasferta di Pontedera e poi ci sarà il rompete le righe. Parleremo di questo, ma questa sera sarà una puntata davvero da non perdere. Vi consiglio di rimanere insieme a noi per tutta la puntata, perché poi vi faremo vedere anche delle immagini importanti che abbiamo in esclusiva e che abbiamo realizzato nel pomeriggio. Poi capirete di che cosa si tratta, perché adesso si guarda un po' anche agli scenari futuri. Vi ricordo il numero per interagire con noi: 392-623-7060. Per chi utilizza Twitter, l'hashtag TV6, per chi utilizza Facebook, basta scriverci sulla nostra pagina di TV6. Ovviamente è una giornata questa, in molti l'hanno soprannominata il Leicester Day, e dunque noi facciamo ovviamente i complimenti ad una squadra che dimostra ancora una volta, per l'ennesima volta, che la palla, insomma, è rotonda e che prima di scrivere la parola fine su una partita di calcio bisogna che l'arbitro fischi tre volte. Una buonasera dalla redazione del quotidiano La Città, quotidiano della provincia di Teramo, ad Alessandro Di Midio. Ciao Alessandro, ben ritrovato. Ciao Jacopo, buonasera a voi. Ciao Alessandro e buonasera, lo ritrovo con piacere, Francesco Di Francesco. Ciao Francesco. Ciao, salve a tutti, buonasera. Allora, cominciamo un po' con i numeri, prima di parlare degli argomenti, che sono tanti e poi scoprirete quali sono, della puntata. Cominciamo dai numeri, non tanto dai risultati, perché li conoscete, quanto dalla classifica. Questa, diciamo che è una classifica, se non definitiva, quasi, con alcune certezze, altre ancora da scrivere. La SPAL ha vinto il campionato, ai playoff andranno Pisa e Maceratese, perché la quarta del girone B non ce la farà a guadagnare il posto tra le otto che si giocheranno la qualificazione alla prossima Serie B. Dunque l'Ancona a 50, ma aveva ampiamente tirato i remi in barca, preso 4 gol da Rimini, dunque aveva già mollato. Carrarese 48, Siena 46, Pontedera 44, Teramo 42, queste sono tutte squadre salve di fatto. Arezzo 41, Lucchese 39, Tutto Cuoio 37. Entriamo nella parte calda, se non caldissima, che riguarda anche il Tutto Cuoio, perché insomma la Lucchese è salva. Sant'Arcangelo e Pistoiese 36, Rimini 35, Prato 34, L'Aquila 30 punti, Luparoma 27, Savona 22 punti. Savona è retrocesso, ma per quanto riguarda, oltre a Teramo, le formazioni abruzzesi, la giornata che si è chiusa ci restituisce L'Aquila, che sicuramente è play-out e sicuramente con il ritorno fuori casa, sia che giochi con il Prato come sarebbe oggi, sia con magari con le altre squadre. Vedremo come si evolverà l'ultima giornata di campionato. Il Teramo era tranquillo a quota 42 punti. Certo Francesco, forse l'ultima in casa al Bonolis, considerando che c'era questa imbattibilità, probabilmente un po' di amaro in bocca questa sconfitta
la lascia, ma più per la statistica che per la classifica. Certamente, più per la statistica che per la classifica, per un saluto magari più festoso, per il saluto festoso che poi c'è stato per gli applausi che giustamente i tifosi hanno voluto tributare alla squadra, il saluto e l'arrivederci alla prossima stagione, il saluto come sempre caloroso da parte dei tifosi della Curva Est, e è stato un modo, come possiamo dire, poco bello, anche se non sono tanto d'accordo con te quando hai detto l'imbattibilità, una delle poche cose buone o positive di questa stagione. Io sono sempre convinto che questa resta una stagione positiva, perché fare più di 42 o anzi 45 di punti sul campo senza l'attacco credo che sia un record, o quasi. Non me ne vogliano Forte, Moreo e Le Noci, ma è la realtà. Non hanno reso per quello che tutti si aspettavano. Io auguro le migliori fortune a tutti e tre, soprattutto a Moreo e Forte, che sono più giovani di Le Noci, ma quest'anno non hanno dato nulla. E fare meglio di quello che ha fatto il Teramo senza un attaccante, senza un giocatore da 12, 13, 14 gol, diventa almeno uno, diventa difficile se non impossibile. Certo. Alessandro, è appena arrivato un messaggio, è passato in sovraimpressione, di un telespettatore che dice: che cosa bisogna fare per recuperare come giocatore, dice anche come uomo, ma concentriamoci sul giocatore Stefano Scipioni, che domenica lo ha visto Paolo, se non erro, aveva mandato il messaggio, dice: a fine partita l'ho visto davvero a pezzi. È chiaro che quell'errore, che poi a livello di classifica conta relativamente, però probabilmente è un po' il sintomo di un momento un po' così, di un'annata un po' così per Scipioni. Ma Scipioni sicuramente è stato uno dei giocatori che ha subito maggiormente il contraccolpo delle note vicende della scorsa estate. È stato un giocatore che non ha reso per quello che avrebbe dovuto, per quello che può rendere un giocatore come lui, e che ha fatto vedere qui a Teramo l'anno scorso, ma non solo. L'errore di domenica è emblematico, anche perché veramente tornava a giocare dopo un lungo periodo fuori in panchina, in cui Vivarini gli aveva preferito Brugaletta, e quindi magari ci si aspetta anche una concentrazione massima da parte di un giocatore che torna in campo. È vero, pure se in una partita che contava poco o niente, però davanti al proprio pubblico, l'ultima in casa, insomma, sicuramente ci si aspettava una concentrazione maggiore, ma quello è il classico errore di un ragazzo, di un giocatore che evidentemente non è riuscito in questa stagione a mettere in campo l'attenzione necessaria anche ai minimi dettagli, ai particolari, anche perché non è stato, purtroppo, mi dispiace ricordarlo, l'unico errore commesso in maniera grossolana da Scipioni, il più grave, diciamo così, quello dell'andata ad Ancona, anche in quel caso praticamente propiziò il gol degli avversari. Però al di là appunto di questi errori particolari e singoli che ci possono stare, denotano una condizione psicologica sicuramente fragile da parte del giocatore. Ora, come recuperarlo sinceramente non saprei, e sinceramente non saprei nemmeno a questo punto se Teramo possa rimanere la piazza giusta, la piazza ideale per poter ricominciare, come dire, un percorso di risalita da parte di Scipioni. Sì. Francesco, tu vede... Adesso si fa le vacanze, sì. Io, il mio pensiero, un giocatore che confermerei, perché okay, se devo giudicare Scipioni per quello che ha fatto quest'anno, dimenticando quello che ha fatto l'anno prima... Sarebbe ingiusto. Esatto, ma poi devo anche allora giudicare tutti gli altri, perché il Cenciarelli visto quest'anno è un giocatore normalissimo, appena sufficiente, però io ho visto Cinciarelli lo scorso anno. Io divido le... non ero d'accordo domenica sera con Capitelli, e lo ribadisco adesso
E con tutti quelli che dicono l'anno scorso il Teramo ha fatto il campionato che ha fatto, è andato in B perché aveva due giocatori che alla fine hanno fatto 44 gol. Su questo siamo d'accordo perché sono numeri inoppugnabili. Ma lo scorso anno tutti i giocatori hanno reso, secondo me, al di sopra di quello che avevano reso in tutta la loro carriera, a cominciare da Cenciarelli che è un giovane, Scipioni, Di Paolo Antonio, ricordiamoci quindi, il allora, rendimento perdonami. Di tutti. Aspetta, quindi, allora, è vero che poi tutto risultava più facile, più bello e più scintillante, più sfavillante, perché poi davanti avevi due giocatori che la mettevano sempre dentro, perché se domenica avessi avuto un attaccante normale, un attaccante da 6,5-7 per dare un voto, tanto per essere sintetico, la partita con la SPAL la vincevi. Guarda anche cosa ci scrive, i messaggi li dovete leggere tutti, non solo quelli a favore di Campitelli. Sono d'accordo, io ma a parte il fatto, chiedo scusa, adesso va di moda quelle cose lì, a me mentre piaceva prima, le trasmissioni piacevano prima, quando adesso passiamo ai messaggi, e si vedevano okay. I messaggi e si potevano leggere, mo sta lì, sto a parlare, mi distraggo io, sì. Si distraggono gli altri. No, vabbè, tu, però non, adesso tu non guardare, va di moda non guardare, così. Io li chiedo segno scusa. E ne rispondiamo. Sono d'accordo con il... Allora, attenzione, a Francesco Di Francesco vorrei chiedere cosa pensa di Pea, uno dei papabili al posto di Vivarini, Roberto. Possiamo dire che Roberto è molto, ma molto ben informato? Perché Fulvio Pea è un profilo che piace e molto nel caso in cui dovesse andare via Vincenzo Vivarini, anzi... Mi spingo a dire che forse in questo momento, ovviamente quando parliamo, poi è inutile che ci dite, avevate detto, nel momento in cui parliamo, il mercato fino a se Vivarini va via, risolve il contratto, il candidato numero uno alla panchina del Teramo è Fulvio Pea. Ti piace? Nel caso. Non lo conosco. Ha fatto bene a Sassuolo, si pensava già ad una carriera sfavillante, non è stato così. A Monza ha avuto qualche difficoltà economica. Lupo a Teramo, non sei il benvenuto. Dalla prima all'ultima giornata, contestazione ci sarà. Scrivono i veri tifosi che, visto che ci chiedono i messaggi di leggerli tutti, prima hanno detto la contestazione a Lupo e Campitelli ci sarà dalla prima giornata. Un errore mandare via Vivarini e Giuseppe D'Agnello. Ecco, facciamo un po' il riassunto. Poi io capisco quando tu dici c'era un momento in cui ci si fermava e si leggevano tutti, però se dobbiamo leggere i messaggi tutti ci dobbiamo fermare, facciamo notte. Quindi mi dicevi... La contestazione non la capisco. Ok. Soprattutto una contestazione, anche se dichiarata adesso a scatola chiusa, senza sapere che squadra, senza sapere che programma, senza sapere l'allenatore che ci sarà sulla panchina del Teramo, Vivarini okay. O un altro, senza sapere nulla. Mi verrebbe da dire il discorso che si è sempre fatto, contestare a priori Campitelli, che se non dovesse fare calcio dopo chi contestiamo? Certo, allora io non so... E non mi venite a dire ne arriva un altro, perché il calcio a Teramo era finito, prima ancora che arrivasse Campitelli. Non ricordiamo sempre la storia, perché la storia chi se la vuole ricordare se la ricorda. Ok. Poi Campitelli quando sbaglia si prende le sue critiche, ci mancherebbe, ma insomma a certo. Prescindere e a priori comunque va bene, io rispetto tutti, ci mancherebbe altro. Ma abbiamo ancora il collegamento con Teramo? Perché non vedo più Alessandro. Ah, è caduto, cerchiamo di ripristinarlo. Gli avrei fatto questa domanda partendo dalla tua considerazione: se tutti giocavano ad un altro livello rispetto a quest'anno, allora non è vero che l'anno scorso la promozione è arrivata perché c'erano due giocatori che hanno fatto 44 gol. Te l'ho detto adesso, l'anno scorso tutto diventava più facile perché avevi quei due che su tre tentativi al quarto, se ne sbagliavano tre, al quarto facevano gol. Campitelli sta sbagliando alla grande. Poi altri messaggi dicono che Lupo come DS non ha vinto nulla. Andiamo a... ho capito, vabbè, ce ne sono tanti di direttori sportivi bravi che magari nella loro carriera non hanno vinto mai un campionato, però se ci...
Se va via Vivarini arriva Zauli, candidato numero uno. Tutti sono. Non lo so, non lo so. Su Zauli non ho particolari conferme. Su Pea sì, nel senso Pea dopo Sassuolo. Sì, non ha fatto, però non so se Francesco... Però non è detto... È tornato Alessandro. Non è detto che un allenatore che magari negli ultimi anni non ha brillato non possa fare bene o molto bene. Ecco, tu per guidare una squadra... Ti ripeto per l'ennesima volta, perché hai detto, cioè, allora cade la tesi che il Teramo l'anno scorso tutti hanno reso, e io questo paragone con l'anno scorso lo faccio perché se io devo giudicare solo per quest'anno, forse la squadra va rivoluzionata completamente, ripartendo dal telespettatore che diceva cosa si può fare per recuperare Scipioni. Se uno crede in Scipioni, lo recuperi, perché adesso il campionato è finito, si fa le vacanze, si fa poi il ritiro, e Scipioni può essere un punto di forza, secondo me lo sarà sicuramente un punto di forza per il termine del prossimo campionato. Poi le scelte le faranno altri. Io torno da Alessandro per chiedergli, Alessandro, qui vediamo Vivarini, alcune immagini di Vivarini, ma non dovesse rimanere come è nelle possibilità sulla panchina del Teramo, ti aspetti un allenatore affermato o un allenatore magari come potrebbe essere Fulvio Pea, che adesso è senza squadra, che ha voglia di rivincita, ha voglia di rilancio, che cosa ti aspetti? Ma questo dipende molto dai programmi della società e dal tipo di squadra, ma non soltanto per il prossimo campionato, in generale proprio perché progetto hanno in mente Campitelli e Lupo per il Teramo nei prossimi 2-3 anni quantomeno. Se si dovrà ricostruire, secondo me si potrebbe andare verso la scelta di un allenatore emergente, di un allenatore giovane, comunque un allenatore affamato che voglia appunto sfruttare il Teramo come trampolino di lancio, mentre se si vorrà comunque mantenere una base dell'ossatura attuale con qualche anche senatore, qualche esponente della vecchia guardia che deciderà di rimanere a Teramo e poi costruire attorno a questi quei rinforzi necessari per rilanciare la squadra, magari anche un allenatore esperto, un allenatore che conosca bene la categoria potrà fare al caso del Teramo. Certo, peraltro un telespettatore ci scriveva, è stato esonerato a Cremona nel gennaio 2016, sì, poi a memoria ovviamente dovevamo andare a memoria. Francesco, perché si devono giudicare prima le scelte di Campitelli? Troppo facile salire sul carro dei vincitori oppure dire mi sono sbagliato? Però io questo penso che faccia parte... giudicare prima le scelte di Campitelli? Troppo facile salire sul carro dei vincitori oppure dire... questioni salire sul carro dei vincitori, se io oggi su che cosa giudico? Campitelli va bene, Campitelli ha indovinato, Campitelli ha sbagliato, Lupo va bene, Lupo non va bene, su che cosa lo giudico? Aspettiamo che squadra farà e vediamo che fa. Siccome c'è stato un messaggio che dice contestazione dall'inizio della stagione, dalla prima giornata, poi magari c'è stato anche un altro messaggio che dice veri tifosi lasciate lavorare in bacio. Ieri sera ad una trasmissione hanno contestato che Campitelli se l'è presa con i giocatori poiché l'anno precedente si era vinto grazie ai noti attaccanti. Ora mi chiedo, ma se tutti lo sappiamo che quest'anno non avevamo gli attaccanti, perché... più corti messaggi, altrimenti non riusciamo a rispondere. In quello che Campitelli ha detto domenica sera riferito ai giocatori, ci saranno sicuramente altri problemi di natura magari economica, di convivenza dopo una stagione, io la ritengo positiva, però ovviamente il prossimo allenatore del Teramo sarà Roberto D'Aversa, ricordatelo, 99,999% no, non sarà Roberto D'Aversa. Risulta pure a me che non sarà Roberto, che non sarà D'Aversa. Però sai, in questo periodo quello che oggi è bianco
Sì, domani infatti, può diventare diciamo, rosso per restare al colore biancorosso del termine. Sono di solito si dice oggi è nero, domani è bianco, e viceversa. In sede di mercato, di allestimento di squadra, può succedere tutto. Campitelli, Francesco, dico, non è neanche la brutta copia del grande, questo sarà il T9, Romi Malavolta, ovviamente Romina. O Romano, appena, sì, Romano, Romano Malavolta. Malavolta. Questo è il T9. Malavolta ha fatto la storia del Teramo, abbiamo vissuto delle stagioni esaltanti, c'è stata una promozione, non dimentichiamo che c'è stata, perché se dobbiamo ricordare tutto, purtroppo c'è stata una mancata ammissione ai playoff conquistata sul campo con Cari allenatore, e poi c'è stata anche una retrocessione e poi c'è stato un fallimento, punto e a capo, ci può stare tutto, grazie sempre a Malavolta per tutto quello che ha fatto, però dire che Campitelli non è nemmeno la brutta copia di Malavolta quando l'anno scorso il Teramo sul campo ha vinto il campionato. Poi ci sono stati degli errori, così come ci sono stati degli errori quando il Teramo conquistò i playoff e avrebbe dovuto giocare con il Genova, e quella era tutta una partita da vedere, sul campo conquistati i playoff, cancellati poi amministrativamente. L'anno scorso è stata cancellata la Serie B, certamente non da Vivarini, non dai giocatori, né da te, né da me e né dai tifosi, e non aggiungo altro. Alessandro, tra un po' andiamo ad ascoltare Cenciarelli. Allora, intanto una domanda: San Domenico e Petrella sulle fasce, Infantino centrale, ti piace un 4-3 così? Sì. Scrive Roberto, sì. Sì, mi piace tantissimo, ma bisogna vedere che dice l'allenatore. Io però volevo chiedere se ha notizie su San Domenico, Alessandro, perché è un nome che in queste ultime 48 ore girano, ce l'hanno chiesto anche alcuni colleghi dell'Aquila di verificare se era vero che San Domenico potesse essere il primo acquisto del Teramo dell'anno futuro. Io in questo rimetto la palla a te perché non lo so. Ma conferme no, non ne ho, e sinceramente non ne ho neanche chieste, però la voce circola, è arrivata anche a me, e quindi sicuramente andrà tenuta sotto controllo, perché potrebbe essere un rinforzo anche sicuramente appropriato per una squadra che vuole quantomeno trovare quegli innesti ideali per l'attacco che quest'anno sono mancati. Poi Infantino quest'anno ha gli 8 gol alla Carrarese e 10-11 con il Matera. Peraltro, lo sai con chi gioca il Matera domenica? Sì, però se io vi dico... Lo sai con chi gioca il Matera l'ultima giornata? Con il Monopoli. E poi sarebbe il gancio per un discorso che tra pochissimo affronteremo tra poco. Infantino, il Teramo ha provato a prenderlo. Sì, sì. A gennaio. Confermo, però... Per quello che so io, la richiesta economica era... di natura molto... Guarda cosa è arrivato, guarda questo cosa è arrivato. Si sa niente dell'incontro di oggi? Infatti allora, mi dovete scusare, ma durante... Mentre allora, parlava prima, non adesso, poco fa... Alessandro gli ho detto, ma dell'incontro di oggi... Allora, facciamo vedere le immagini. Oggi pomeriggio... Anche perché ci sono pure le immagini. Alle 16, in un albergo, insomma, in un hotel non molto distante da dove siamo noi, si sono incontrati, ecco qua Fabio Lupo che arriva, poi vi faremo sentire anche una battuta che ci ha rilasciato, che entra in albergo, e chi trova in questo albergo trova Gianluca Libertazzi, che è il neo procuratore di Vincenzo Vivarini, ma tutti a Teramo e non solo lo conosco. Eccolo qua, Gianluca Libertazzi, perché è il procuratore di Gianluca Lapadula, che da poco insomma ha preso la procura di Vincenzo Vivarini. C'è stato questo primo approccio lontano dalla città di Teramo, dunque diciamo hotel all'uscita di Dragonara, ecco, tanto lo vedete. Queste sono le immagini, diciamo che sostanzialmente però Lupo ha negato che si incontrassero per parlare dell'allenatore, tra un po' lo sentiremo.
Anzi, no, ascoltiamolo. Quindi lo segniamo subito. Ascoltiamolo parlo io, perché la gente vuole sapere che si sono detti. Ascoltiamolo adesso. Possiamo fare una battuta, il primo compito ufficiale da direttore sportivo? No, assolutamente, no, sono per qui per altre cose. L'incontro con il neo procuratore di Vivarini, Bertazzi? No, ma sono per altre cose, sono qui per altri appuntamenti. Quindi non per Vivarini? No. Grazie. Ecco. Chiamiamolo nel gioco delle parti, dei ruoli, ne abbiamo sentite tante nella vita di dichiarazioni che andavano fatte di facciata in quel modo. Si sono incontrati, l'offerta del Teramo a Vivarini e di prolungare il contratto ancora per un anno, quindi fino a giugno 2018, però il contratto che Vivarini ha fino a giugno 2017 va spalmato su 2 anni, quindi se prendeva 2 per un anno prenderà uno per un anno e uno per un altro anno. Ci sarà la risposta di ci sono premi per l'eventuale posto nei playoff della prossima stagione, premio per un miglior piazzamento nei playoff e premio ovviamente per un'eventuale promozione. Vivarini darà una risposta, ma direttamente, per quello che so io, al presidente Campitelli, perché c'è stato questo incontro tra Lupo. Peraltro, fammi dire una cosa, perché un incontro faccia a faccia tra Vivarini e Campitelli. Peraltro, giustamente, questo è quello che risulta a me, okay, da fonte diretta. Poi se domani le cose cambiano, certo, la gente deve capire che cambiano. Allora, peraltro, fatemi dire una cosa. Saresti che giustamente stato favorevole alla Ford? Aspetta, no, aspetta, ti devo fermare. Poi ti faccio rispondere. Peraltro, bisogna dire anche una cosa, che in questo noi abbiamo mandato le immagini perché siamo riusciti a scovare dove era in programma l'incontro. Poi avete sentito, Lupo insomma, ha negato che fossero lì per l'incontro, perché peraltro, e questo lo dobbiamo dire per correttezza nei confronti sia di Lupo come professionista del mondo dello sport, sia delle due società, il Monopoli, di cui Fabio Lupo è ancora consulente, perché domenica ci sarà l'ultima giornata della stagione regolare Lega Pro Girone C, il Monopoli è una partita importante proprio a Matera, ecco perché prima ti ho detto non sai con chi gioca il Matera, e dunque, come vedete, sono comunque incontri interlocutori, nessuna veste di ufficialità né nulla, poi per le ufficialità ci sarà tempo e modo. Prima è arrivato un messaggio di un telespettatore che vorrebbe Roberto De Zerbi tutta la vita se Vivarini va via, ma Alessandro, la sensazione a Teramo qual è? Ma la sensazione è che a quelle condizioni che poco fa ha riportato Francesco, difficilmente si possa trovare l'accordo. Anche perché poi fondamentalmente in realtà alla base di tutta questa vicenda la questione economica ha sì un peso, ma un peso neanche così predominante, perché sembrerebbe quasi che rientra un po' nel gioco delle parti in questo momento discutere sul contratto, sui soldi, su spalmare o meno, no? Lo stipendio, più che altro per voler far scoprire la controparte, no? Quali sono le reali intenzioni dell'una e dell'altra parte. In realtà penso che la condizione che attualmente spinge Vivarini più lontano dal Teramo sia quantomeno un problema di natura proprio personale, umano, di rapporti che si è venuto a creare ormai con il presidente Campitelli. Se si riuscirà a risanare questa frattura, questo logorio nel rapporto,
e secondo me è abbastanza complicato, forse allora poi si troverà anche l'accordo economico. Però se prima non ci sarà un chiarimento schietto e leale tra le persone, anche diciamo, le cifre assumono un valore inferiore, un valore minore. Quindi sostanzialmente, intanto togliamo le immagini, sono bloccate con Vivarini e Amadio per cortesia, mi dici, da quello che risulta a te, allungare di un anno, la proposta è stata allunghiamo di un anno il contratto, la somma la spalmiamo su 2 anni ma con un sistema di bonus e premialità in relazione agli obiettivi, giusto? Sì. Ok, staremo a vedere. Intanto oggi c'è stata... è perfetta la situazione spiegata da Alessandro e purtroppo proprio questa situazione mi porta a pensare che difficilmente Vivarini resterà al Teramo. E la cosa, se dovesse verificarsi, a me personalmente dispiacerebbe tantissimo, perché reputo Vivarini un grande reputo via, non lo so, perché vabbè, cacciarlo no, cacciare è un'altra cosa, non si lasciano e finisce lì. Purtroppo la cosa a me personalmente dispiace, perché reputo Vivarini un allenatore bravissimo, una persona corretta, con questo non dico che Campitelli non sia bravo e corretto, però evidentemente non è la prima volta che tra un allenatore e un presidente a un certo punto il feeling finisce. Ci vorrebbe un, come posso dire, no, più che un bagno di umiltà, ci vorrebbe un momento di serenità, ecco. Si incontrano faccia a faccia, si dicono tutto quello che c'è da dirsi, poi però se si riparte, e lo dico per la seconda settimana perché tanto gliel'avevo detto di persona, poi se si riparte e alla prima amichevole di agosto il Teramo magari gioca male e perde come successe a Avezzano alla vigilia della stagione che poi ci ha portato in Serie B, e il presidente si deve dare una calmata. Se poi Vivarini fa giocare Tizio invece di Caio, non si può cominciare con le polemiche, con i rimproveri e con tutto il resto, insomma. E con questo non dico di essere schierato a favore di Vivarini e contro Campitelli, io sono sempre schierato a favore del Teramo, e per questo dico che siccome Vivarini è un bravo allenatore io me lo terrei stretto, poi magari ne arriva un altro che farà altrettanto bene come Vivarini e noi saremo felicissimi, augurando a Vivarini le migliori fortune perché se le merita. Assolutamente. Allora, oggi ha parlato, prima tu hai nominato Diego Cenciarelli, che non ha fatto la stagione dell'anno scorso ed è evidente. Ha fatto però un bilancio dell'annata sua e di quella del Teramo. Sentiamo questa prima parte di conferenza, ascoltiamo. Ma sappiamo tutti che è stata un'annata particolare, sicuramente difficile, però sicuramente è stata un'annata in cui ognuno di noi si è arricchito sia a livello umano che appunto professionale calcistico. E a livello personale posso dirti che non sono stato il Diego Cenciarelli dell'anno scorso o degli anni precedenti visto qui a Teramo, però ho dato sempre il massimo e non mi sono mai risparmiato. Non mi sono mai risparmiato, dice Diego Cenciarelli. Poi è chiaro, sono andate un po' così. Come lo hai visto, Alessandro? Ma sì, me lo ricordo. Cenciarelli è un giocatore che sicuramente fa anche scusa, fatica, Alessandro, come dire, a nascondere le proprie emozioni, le proprie sensazioni. Si vede che lui morde il freno, comunque avrebbe una grandissima voglia di spaccare il mondo. Io infatti glielo ho anche chiesto poi questo, anche in prospettiva futura, chiedendogli proprio se lui si sente ancora dentro di sé il fuoco, la rabbia, le motivazioni per poter tornare a dare quello che ha dato l'anno scorso sempre con la maglia del Teramo. Un giocatore che sicuramente ha tantissima voglia di dimostrare che il vero Cenciarelli è stato
stato quello dell'anno scorso e non quello di quest'anno. Sulle sue motivazioni, che non sono mai mancate di fatto, Jacopo Cenciarelli, insieme a altre almeno 6-7 giocatori, se comandassi io li confermerei subito. Sedendomi a tavolino, io non conosco le cifre, perché è ovvio che se l'ingaggio di questi giocatori oggi è un ingaggio elevato per la categoria, ci sediamo e dobbiamo trovare una soluzione. Ecco perché in questo periodo può succedere tutto e il contrario di tutto, perché negli ultimi 12 mesi, anzi possiamo dire anche negli ultimi 24, una stagione favolosa, una promozione, contratti di un certo tipo, poi non più la Serie B ma la Lega Pro e adesso di nuovo la Lega Pro. Quindi io Cenciarelli, Tonti, Speranza, Caidi, Di Paolo Antonio, Scipioni, Amadio. Sì, peraltro Speranza doveva essere qui stasera, però non pare che abbia un impegno. Esatto, sono tutti giocatori che secondo me andrebbero confermati, perché questa non è una squadra difficile da migliorare. Basta trovare due attaccanti come si deve, che diano determinate garanzie migliori di quelle dei giocatori che sono stati presi quest'anno, e poi magari un difensore, perché andrà via Perrotta, e un centrocampista da aggiungere a quelli che già hai, più i giovani che già ci sono e che un altro anno andranno inseriti sempre di più. Secondo me a quel punto sarebbe una squadra che potrebbe provare a fare un campionato di alta classifica. Poi sul campo non è la prima volta che tu prendi un giocatore bravo. D'altronde, senza dilungarci, 12 mesi fa, quando furono presi la Padula e Donnarumma, un po' tutti si interrogavano, no? Donnarumma, la Padula, sì, Cenciarelli che ha fatto, ma Dio, viene dalla C2, quell'altro viene di qua, quell'altro viene di là, Scipioni e Di Paolo Antonio, come al solito i locali non visti subito come si deve, insomma, no? Quindi, certo. E dopo hanno fatto quello che hanno fatto tutti insieme. Evacua a Teramo, vi risulta? No. Tifosi tutti uniti ed evitare contestazioni inutili e dannose alla causa, forza Magico Diavolo, forza Teramo, da Simone e Vincent, che salutiamo, però no. E hanno ragione Simone. Tutto quello Vincent. Che è successo l'anno scorso, Vivarini è l'unica persona pulita. Ce ne sono altri, Maurizio, altrimenti sentiamo l'altra pillola di ci sono giocatori che hanno degli ingaggi che Teramo non A proposito non può erogare. Di contratto, Cenciarelli parla delle motivazioni e nella parte finale della clip anche del suo contratto, che peraltro è stato rinnovato da poco. Ascoltiamo. Io credo che il mio punto di forza più grande sia la fame. Senza motivazioni sarei un giocatore normalissimo, non ho grandissime qualità, però la mia qualità più grande appunto è la fame. Quest'anno forse si è vista meno, ma non è dovuta alla mia mancanza di fame, ma ad altri fattori esterni che sicuramente hanno influenzato. Ma io, appunto, come dici tu, ho un altro anno di contratto, quindi sarà la società a dover venire da me e dirmi cosa intende fare. Alessandro, ok, la parte finale. Se ha un altro non dico anno nulla sì. di particolare, mica cioè. Ci vuole tanta scienza calcistica a capire che Cenciarelli e altri giocatori vanno confermati, perché sono, tra l'altro, sono giocatori seri. Certo. Ripeto, se poi per molti di questi scatta il discorso economico, lì mi fermo, perché non conosco le cifre, perché nel passato è stato sempre così, perché il telespettatore giustamente dice: è vero che Evacuo, però Evacuo sappiamo che viaggia a cifre che il Teramo non può pagare, e quindi certo. Si deve fermare. Alessandro, ma Cenciarelli dice: partiamo da un presupposto che appena rinnovato, io ho un altro anno di contratto, deve essere la società a venire da me, ma per dire cosa, se il contratto è appena rinnovato?
Sì, il discorso è sempre lo stesso, quello che abbiamo detto già tante volte. La società, anche con i giocatori che hanno rinnovato il contratto, anche sia durante la stagione sia all'inizio di questa stagione, sicuramente imposterà un discorso di ridimensionamento degli ingaggi. E quindi i giocatori questo lo sanno e si aspettano quindi di dover parlare con la società di questo. E probabilmente questo influenzerà anche le decisioni di ciascuno di loro. Oppure potrebbe anche voler dire, potrebbe essere letto in un altro modo: essendo un giocatore sotto contratto, se la società volesse monetizzare in un certo senso anche i cartellini di questi giocatori quantomeno più appetibili sul mercato, e Cenciarelli indubbiamente lo è, potrebbe avere delle richieste, alla fine potrebbe diventare un nuovo mercato Cenciarelli e la società sacrificarlo per comunque intascare qualcosa. Vabbè, ma da che mondo è mondo? È normale che una società rinnovi il contratto o prolunghi un contratto, che poi è la stessa cosa, per i giocatori che ritiene validi per il suo programma, ma che magari potrebbero essere ceduti. Francesco, un anno fa c'era una città fuori di testa, ma vista prima, e dico, se saremo promossi no, non sarà lo stesso. Prendiamo Esposito del Matelica. Prima è arrivato un messaggio... Sarà lo stesso. In quanto a festa, in quanto sarà lo stesso, perché la Serie B l'abbiamo vista di passare lontano, purtroppo. Prima un tifoso diceva, un telespettatore diceva, chi vuole veramente tiene a questa squadra lo stipendio se lo riduce. Tu non lo so quanti giocatori nella storia del... Io quando si tratta di criticare i giocatori... non mi sono mai tirato indietro, perché poi tra l'altro ci sono due atteggiamenti che mi danno fastidio a tutti i livelli: quando baciano la maglia, poi commentiamo questo, quando mettono la mano, poi commentiamo questo, rispondi su questo, me lo segno io. Sì, quando mettono la mano sul cuore e quando si tolgono la maglia e la buttano per terra, io li calpesterei, perché tu ti vuoi togliere la maglia, allora la devi svendolare bandiera in un momento di festa, quando hai fatto un gol. Detto questo, ma questo è un mio pensiero, che sono un sentimentale, un passionale, quindi è diverso. Io non lo so quanti giocatori si sono seduti a tavolino con il presidente di turno e si sono ridotti lo stipendio. Se lo possono ridurre trovando l'accordo con la società, se c'è la volontà di proseguire un rapporto e di andare d'accordo, la soluzione si è sempre trovata, questo ce lo insegna la storia. Poi sai, in casi del genere parlare di mercenari mi sembra un tantinello pesante. Però... ecco, in questo senso il telespettatore, ecco perché ti dicevo poi rispondiamo, ti chiedeva, Francesco, in certi casi il presidente Campitelli è davvero un dilettante, c'era scritto testualmente sul messaggio, nel senso, spiego, è difficile oggi oggettivamente sedersi a tavolino chiedendo un sacrificio all'altra parte, se per una stagione hai detto prendete troppo e non valete quello che prendete. Io non lo so, guardate, determinate scuciture non le conosco, perché altrimenti potrei parlare in modo più appropriato, in modo più chiaro, in modo anche più preciso. Qui c'è il discorso che l'anno scorso il Teramo ha vinto il campionato, è andato in Serie B e ai giocatori sono stati fatti dei contratti per la Serie B. L'errore è lì, perché qualcuno doveva pensare che forse... Aspetta però, forse ci sono alcuni giocatori che sono stati rinnovati dopo la Lega Pro, non diciamo cose inesatte. No, io appunto ti sto dicendo il discorso in generale. Poi quali sono i giocatori ai quali è stato fatto un contratto per la B e poi la B non c'è stata? I giocatori ai quali il contratto, magari Cenciarelli come dici tu, che è stato rinnovato non tanto tempo fa, sono situazioni diverse, però io non, anche perché in casi del genere, credetemi,
Io non mi fido di nessuno, ossia, a meno che non mi fanno vedere le carte, ah beh, siccome non, è, non si possono vedere, io, quando è così non mi fido di Campitelli, non mi fido di, non mi sono fidato dei presidenti del passato, non mi fido di questi giocatori per questo aspetto economico, non come persone, e così è stato nel passato, perché poi ognuno tira l'acqua al proprio mulino e ognuno dice la sua verità, e in casi del genere la verità, quando si parla di numeri, è una sola, certo, quella detta dai numeri. Ok, sentiamo l'ultimo contributo, poi vengo da te Alessandro perché voglio chiederti una cosa. Sentiamo Cenciarelli che parla di Vivarini a proposito di Vivarini resta, Vivarini va via. Dalle parole, dal tono di Diego Cenciarelli, insomma, si evince che l'avventura di Vivarini sarebbe quasi al capolinea. Lo ascoltiamo. Ma io del mister posso parlare solo che bene, anzi ci tengo a ringraziarlo dal profondo della stima che provo verso di lui, indipendentemente da quello che sarà comunque il suo cammino, se sarà a Teramo o meno. Io lo porterò sempre con me perché mi ha trasmesso tanto sotto tanti aspetti, quindi se magari avrà l'occasione e se la merita di salire di categoria, sarei felice per lui. Oh, queste le parole di Diego Cenciarelli. Alessandro, se non sono parole di un giocatore che lascia il suo allenatore e viceversa, poco ci manca. Beh, il tono è sicuramente quello, è andato un po' oltre, diciamo così, no? le frasi di circostanza Cenciarelli, ma anche perché è un giocatore molto schietto e molto diretto. Poi se effettivamente è a conoscenza di qualcosa, se magari Vivarini ha già parlato con qualcuno del gruppo delle sue reali intenzioni, questo non lo sappiamo, però sicuramente sì, come dici tu, sembrano parole, insomma, che assomigliano molto a un saluto. Alessandro, intanto un telespettatore ci dice Zeman ci porterà finalmente in B, non so se è lo stesso che qualche minuto fa ha scritto per l'anno prossimo voglio Zeman, peraltro era uscito anche un pesce d'aprile con un ritaglio farlocco della Gazzetta dello Sport. Alessandro, ti faccio una domanda, c'è una domanda che avresti voluto fare a Vincenzo Vivarini e siccome ci sarà Pontedera magari anche che non sei mai riuscito a fargli? Ma no, domande particolari no, più che altro gliene vorrei fare quando si sarà chiarita questa situazione attualmente ancora un po' nebulosa, magari quando se continuiamo a usare il se non sarà più l'allenatore del Teramo, qualche domanda sicuramente ci sarà da fargliene. Ecco, mettiamoci in una prospettiva ipotetica. Vivarini non è più l'allenatore del Teramo, Alessandro Di Emidio cosa gli chiederebbe? Poi lo chiedo anche a te, Francesco. Ma sicuramente, non so, gli chiederei se, diciamo, se ha fatto bene, se tornando indietro di un anno, diciamo così, se ha fatto bene a continuare a rimanere a Teramo anche quest'anno e ad accettare questa ulteriore sfida, o se forse non avrebbe fatto meglio ad andarsene, diciamo così, da vincitore. Francesco, tu che cosa... Non lo so. Mi ci devo trovare, ho parlato talmente tanto e a lungo con Vivarini che in questo momento mi viene da pensare di avergli chiesto tutto o quasi. Intanto ti dicono che sei bellissimo, in giacca e cravatta. Viva il Bocconotto Montoriese. So pure chi è. Ah. Un amico di Montorio che saluto, Donato, affettuosamente. E che tra l'altro è un grande tifoso del Teramo. Bisognava proprio comprare la partita di Savona, ma ci siamo tornati talmente tante volte. Quindi non ne parliamo più, per favore. Io c'è stato un momento nel corso della stagione che avevo deciso di non pensare più che il Teramo ha avuto Donnarumma e la Padula e che se fosse rimasto in Serie B magari con Donnarumma e la Padula cambiavano tanti aspetti della storia, non solo del Teramo, però con
la fantasia si può arrivare dovunque, poi però la realtà è un'altra. La realtà, per rispondere al telespettatore che mi sembra che mi coinvolgeva nel, quando parlava di Campitelli dilettante, in alcuni atteggiamenti, in alcune situazioni sì, potrebbe essere un dilettante, però ce ne sono tanti di presidenti dilettanti, chissà perché. Per alcuni aspetti in questo momento penso al presidente del Genova Preziosi. Ma quello del Palermo. Che nel passato è stato... ma aspetta. Ah, tu che nel passato, ti riferisci a Genova Venezia. Che nel, no, io non mi riferisco a niente. Che nel passato è stato dilettante. Penso a, ecco, a Zamparini. Che ti devo dire? Penso anche al... il presidente del mio Milan, che ha fatto la storia e che in questo periodo è dilettante in una maniera tremenda. Io penso che... tremenda. Penso a, a Gagliani, che da quando non c'è più Braida, evidentemente lo vediamo, bravo, no, magari è bravo, però non gli manca una spalla come si deve. Intanto nel calcio oggi tutti quanti parlano del Crotone. Se facciamo un censimento, secondo me l'80% delle persone oggi scoprono chi è come direttore sportivo Ursino. È un direttore sportivo che ha lavorato sempre non bene, benissimo. Però poi il Crotone va in Serie A e tutti scoprono quanto è bravo Ursino. Appunto, quindi nel fatto che in alcuni atteggiamenti non lo capisco nemmeno io, Campitelli. Però dico che Campitelli dal 2008 a oggi intanto ha continuato a fare calcio, ci ha riportato dove siamo sempre stati, abbiamo vinto un campionato e poi ci è stato tolto al tavolino, ripeto, così come il Teramo doveva fare i playoff l'anno di Cari e non li fece per altri motivi di natura amministrativa. Ok, diciamo così. Intanto un telespettatore ci dice: non l'ho letto. Tu direttore generale del Teramo, Andrea Costantini direttore sportivo, e quale migliore direttore sportivo di uno che conosce a menadito qualsiasi tipo di campionato, anche la serie X australiana, come Andrea Costantini? Bisogna trovare un posto per me. Andrea, per fortuna in questo momento Andrea Costantini conosce benissimo tanti giocatori, i nomi, si ricorda e tutte. Però con per tutta la stima e la simpatia sportivo per Andrea Costantini, poi per fare il direttore sportivo servono tante, certo, tante altre qualità. E se fossi io il direttore generale del Teramo, beh, insomma, cioè, non lo posso fare il nome del direttore sportivo che avrei portato a Teramo. Però credo che avrei preso tante parolacce, così come dicono che adesso vogliono dire un po' di parolacce, tra virgolette, ovviamente, di contestazione al Lupo e Campitelli. Avresti preso tante parolacce. Va bene, va bene. Io saluto Alessandro Di Midio. Ciao Alessandro. Ciao, grazie. Allora, ciao Alessandro. Io ti saluto perché la settimana prossima, in realtà... Ciao Francesco. In realtà noi saremo qui in studio, e perché sarà l'ultima puntata, ma avrò bisogno del vostro aiuto. Perché? Vi spiego perché. Un esperimento che abbiamo fatto anche qualche puntata fa, quando ospite in studio c'è stato Marcello Di Giuseppe, che tornava a parlare dopo tanto tempo. Ai colleghi ho chiesto di fare una domanda. Chiederò ad Alessandro Di Midio, a tutti i colleghi che normalmente seguono le vicende sportive del Teramo, di fare una domanda. Ovviamente non potrò che chiederlo anche a te, caro Francesco, perché martedì prossimo noi chiudiamo la stagione di Pro Teramo. In studio ci sarà il presidente del Teramo, Luciano Campitelli. Quindi appuntamento a martedì prossimo, sarà l'ultima puntata. Io saluto, visto che ho salutato Alessandro, saluto Francesco Di Francesco. Ciao Francesco. Arrivederci, buone vacanze, forza Teramo. Ti ritroveremo a fare una domanda registrata al presidente Campitelli. Siamo curiosi di sapere che domanda farai. Mi rifiuto. Sì, siamo curiosi di sapere che domanda farai. Però ci vediamo martedì prossimo alle 21 in diretta su TV6, canale 14 del Digitale Terrestre, per l'ultima puntata di Pro Teramo. In studio il presidente del Teramo, Luciano Campitelli. Buonanotte.